Siamo in collegamento con Marco Sarracino, segretario metropolitano del Partito Democratico. Salve, grazie per essere nuovamente con noi. Ben trovato. Grazie come sempre per l'invito. Allora, Marco Sarracino sarà il vice sindaco della Giunta Comunale di Napoli. Insomma, si parla molto in questi giorni di lei come possibile vice sindaco della nostra città. Ci può dare qualche anticipazione? Io penso che in questo momento il Partito Democratico debba rivendicare sicuramente con orgoglio e con forza quello che è stato fatto in queste elezioni, perché abbiamo guidato un percorso politico non semplice, sostenendo Gaetano Manfredi, ma credo al tempo stesso che la Giunta sia una prerogativa del sindaco, e credo di poter dire, diciamo, che in questo momento il Partito Democratico non può privarsi del gruppo dirigente che ha in qualche modo vinto queste elezioni, per cui non sarò nella giunta di Gaetano Manfredi, e non lo dico con rimorso, lo dico anzi con la consapevolezza di una grande opportunità, ma che ovviamente non capita tutti i giorni a 32 anni nella terza città d'Italia, ma appartengo, diciamo, a una tradizione per cui viene prima il partito di ogni altra cosa. E noi non possiamo in qualche modo dare l'impressione, la sensazione che vengano prima gli interessi e le ambizioni personali e poi il partito, no. C'è una doppia battaglia da fare in questo momento in città. La prima è dare una grande amministrazione a Napoli, cosa che non c'è stata in questi 10 anni. Quindi già di per sé questo sarebbe un risultato importante, quello da conseguire. Ma poi il secondo tema è dare e costruire una base sociale attorno al sindaco di Napoli, e questo lo fa soltanto un partito. Cioè, in questo momento noi non possiamo in qualche modo abbandonare il partito per dedicarci solo all'amministrazione. È un errore che hanno fatto, che ha compiuto anche il Partito Democratico in epoche passate. Io invece penso che bisogna dare segnali in questo momento in cui si dice che i partiti non svolgono una funzione, che non è così, che i partiti possono svolgere una funzione, e per questo resterò a fare il segretario del Partito Democratico, e lo dico, ripeto, senza alcun tipo di rimpianto, anzi con profondo orgoglio. Certo, la scelta, insomma, era caduta, insomma, anche su di lei, oltre per un riconoscimento per quello che aveva fatto, il cosiddetto patto di Posillipo, questa alleanza PD Movimento 5 Stelle, ma anche perché in qualche modo la sua, diciamo, presenza in giunta avrebbe un po' messo a tacere le varie correnti che fanno pressioni. Insomma, il sindaco nuovo Gaetano Manfredi deve cominciare ad agire un po' più autonomamente dai partiti, nonostante il rispetto doveroso per chi l'ha sostenuto, perché bisogna stringere i tempi, presentare una giunta e mettersi al lavoro. Napoli è una città veramente in grosse difficoltà. No, infatti non c'è più tempo, dobbiamo assolutamente presentare la giunta nelle prossime ore, e sono fiducioso che Manfredi, nell'autonomia che appunto gli è riconosciuta da tutti, presenterà la squadra in brevissimo tempo, e sarà una squadra di grandissima qualità. Io sono molto certo che questo avverrà, e avverrà perché abbiamo eletto un sindaco che da un lato conosce la città, ma dall'altro ha, diciamo, la giusta forza per in qualche modo circondarsi delle persone migliori per Napoli in questo momento, senza entrare in trattative senza fine, rispettando sicuramente le forze politiche, ma il partito sostiene la scelta di Manfredi di costruirsi una squadra forte, all'altezza della sfida di Napoli e senza troppi giochini. Bisogna in questo momento subito pensare alla città, che è una città messa molto male. Se pensiamo che ereditiamo non solo una galleria, ma due gallerie adesso che appunto sono chiuse, il che significa paralizzare completamente la città, il ciclo dei rifiuti che è in seria difficoltà, la differenziata che non decolla, e invece eravamo stati illusi di promesse con la differenza dal 70%, le diseguaglianze che aumentano, la povertà che aumenta. Ecco, la città è messa veramente male, e ci vorrà del tempo, perché qui nessuno ha la bacchetta magica, ma un sindaco e una squadra come quella che Gaetano Manfredi sceglierà, sono molto sicuro che con questo tipo di qualità noi saremo in grado di risollevare nel tempo giusto Napoli. Per fugare qualsiasi dubbio, la sua scelta di non essere in giunta non è assolutamente correlabile alle pressioni ricevute, magari contrarie, da parte dei De Luchiani. Insomma, sappiamo che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non era propriamente convinto di questa eventualità, e l'aveva anche manifestato. No.
Non so quello che pensa, se ci ha mai pensato, diciamo, De Luca, ma il tema è soltanto un tema legato a una scelta, non direi individuale, perché quando si fa il segretario del primo partito della città non esiste una scelta individuale, esistono sempre scelte collettive, anche se poi quando c'è il tempo di scegliere si è sempre molto soli, questa è una cosa che purtroppo avviene sempre, ma la scelta che ho preso è soltanto una scelta presa per amore nei confronti del mio partito, che è una scelta che voglio rivendico con forza, proprio perché in questi tempi in cui è andata di moda l'antipolitica, far vedere che invece i partiti sono tutt'altro che morti, ma che svolgono una funzione di rappresentanza e di intermediazione molto importante, ecco, penso sia una scelta molto importante anche dal punto di vista personale, per cui la rivendico con molta forza. Certo, stamattina il neo sindaco Manfredi al convegno di Confindustria nuovamente ha rivolto un appello al governo affinché faccia presto per salvare Napoli, che ha un debito troppo forte per poter consentire un regolare svolgimento proprio dell'ordinario. Quindi c'è bisogno dell'impegno politico in maniera trasversale a far sì che arrivino questi soldi per ricoprire un debito storico che altrimenti metterebbe in seria difficoltà chiunque sindaco. Certo, proprio per questo sono importanti i partiti, perché noi abbiamo costruito un patto, il patto per Napoli, con il PD, il Movimento 5 Stelle, le forze della sinistra, che è un patto la cui garanzia è che il Parlamento e il Governo, diciamo, con le forze politiche appunto presenti in quei luoghi, devono assolutamente sostenere. Per cui noi adesso, mentre Manfredi amministrerà la città, dobbiamo assolutamente impegnarci affinché venga messo nelle condizioni appunto di poterla amministrare, perché il debito che ereditiamo è un debito enorme, è il debito più alto di tutti i comuni d'Italia, la situazione del bilancio è nota praticamente a tutti, o meglio è nota in parte perché non riusciamo ancora a calcolare con precisione a quanto ammontano i debiti, quindi questa è anche un'altra cosa non bella di questi 10 anni, per dirla così. Per cui adesso il ruolo del PD sarà proprio quello di lavorare affinché il patto per Napoli venga assolutamente rispettato. Già dalla prossima legge di bilancio, in cui dovranno essere in qualche modo previsti da un lato il commissariamento del debito, dall'altro la possibilità di compiere nuove assunzioni al comune, perché al momento il personale del comune è un personale molto ridotto all'osso. Abbiamo bisogno di più vigili urbani, abbiamo bisogno di agronomi, abbiamo bisogno di giardinieri, abbiamo bisogno, cioè, di quel personale che garantisca la normale amministrazione. Noi non vogliamo fare cose straordinarie, perché questa non è una città che ha bisogno di cose straordinarie. La cosa straordinaria è garantire la normalità, e per fare questo serve una pubblica amministrazione, una macchina amministrativa che funzioni. Certo, e serve anche che il Movimento 5 Stelle riesca a fare la quadra in tempi brevi, evitando bracci di ferro che fanno semplicemente perdere tempo, tempo prezioso in questo momento così complesso. Come lei diceva giustamente, insomma, la politica deve anche capire e vedere in maniera prospettica e contestualizzare anche le varie correnti, i vari punti di forza. No, non entro ovviamente nelle dinamiche interne del Movimento 5 Stelle, mi bastano quelle del PD, Ce ma ne avete tante. pure anche noi, diciamo. È evidente però che serve uno scatto in avanti da parte di tutti, anche vista la profonda e grande affermazione che abbiamo avuto alle ultime elezioni, cioè la città si è fidata del PD, del Movimento 5 Stelle, di Gaetano Manfredi innanzitutto, e quindi bisogna dare subito delle risposte immediate. Le risposte immediate sono la costruzione di una giunta subito all'altezza della sfida di Napoli e il patto per Napoli. Manfredi amministrerà, come ho detto prima, la città nel migliore dei modi, noi dobbiamo farci garanti e soprattutto dobbiamo lavorare affinché il patto per Napoli si realizzi. Prima di salutarci mi dica una cosa, la perdita di Benevento, insomma, che ha vinto Clemente Mastella, che correva separato dal Partito Democratico, ma con l'appoggio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che appartiene al Partito Democratico, questo è anche abbastanza singolare, ma la politica ci insegna che può accadere tutto, il contrario di tutto. Bisogna lavorare per presentarsi uniti alle prossime competizioni, perché soltanto uniti si vince. Io sono stato eletto in maniera unitaria segretario, ho sempre lavorato, anzi vengo accusato di essere un segretario che pensa prima all'unità e poi al resto, è un'accusa che mi prendo
l'accetto, nel senso perché è vero, io antepongo l'unità del partito a tutto il resto, e quindi penso che in vista delle elezioni politiche bisogna continuare a costruire quel campo largo di cui il segretario nazionale Enrico Letta parla, che è un campo largo che, come abbiamo dimostrato in tutta Italia, perché abbiamo vinto non solo a Napoli, ma a Roma, a Milano, a Torino, abbiamo vinto nella stragrande maggioranza delle città anche italiane, della provincia di Napoli, ecco, quel campo largo ha bisogno di realizzarsi perché, non solo perché è l'alternativa a Salvini e a Meloni, ma perché è il campo che garantisce in questo momento una migliore classe dirigente alle nostre comunità. E questo è il punto vero su cui fare la battaglia politica e su cui faremo la nostra campagna elettorale. Segretario, noi la ringraziamo, la salutiamo, in bocca al lupo per il suo Grazie a voi. lavoro. Naturalmente ritorneremo a collegarci quando sarà effettivamente pronta questa giunta e la commenteremo insieme. Intanto buon lavoro, arrivederci. Grazie mille, buon lavoro, buona giornata.